cambiamento prevede appunto l'ingresso dell'assessore Saccardi, che è una donna solida e capace di governo e di amministrazione, come ha dimostrato di esserlo al Comune di Firenze. Prende atto anche di un cambiamento politico, di un terremoto che abbiamo avuto da dicembre a oggi. Auguro a Renzi sinceramente che abbia successo per il Paese e anche per il mio partito. E con l'occasione dell'ingresso di Saccardi in giunta cambio anche l'assessorato a scuola, ricerca e personale, e credo che sia giusto procedere ad un assessorato configurato in modo diverso, che si basi sull'obiettivo della riforma del sistema professionale in Toscana. Noi abbiamo adesso il nuovo settennato dei fondi comunitari. Vogliamo darli alle imprese, alle ricerche innovative. Tutti gli imprenditori mi dicono: Presidente, pensi a riformare il sistema formativo e adeguarlo di più alle esigenze del mercato del lavoro. Di qui ci passa un pezzo della ripresa e dello sviluppo della nostra regione. Per cui ho pensato di cercare una figura tecnica, Emanuele Bobbi, un ragazzo giovane che si è formato a Sant'Anna e poi successivamente negli Stati Uniti, e adesso è membro del gruppo studi della Banca d'Italia, particolarmente preparato proprio sulle questioni dell'occupazione, sulle questioni dei redditi e del mercato del lavoro, e potrà darci una mano significativa. Ho pensato anche di cambiare l'assessorato cultura, commercio e turismo, mi trattengo le deleghe per una fase limitatissima, perché credo che si debba trovare una figura, un rappresentante che entra in giunta anche d'intesa con la sinistra, che a mio parere può e deve stare nella maggioranza, una figura di alto profilo che deve rappresentare questa componente, la sinistra, che è nella mia maggioranza. Presenterò tutto questo al Consiglio regionale chiedendo che il Consiglio si esprima. È un cambiamento di non poco valore, di non poca portata, e nella mia comunicazione metterò anche gli obiettivi che dobbiamo avere da qui alla scadenza del mandato, poco meno di un anno. Penso all'approvazione della legge 1, all'approvazione del nuovo piano per il paesaggio, penso all'approvazione anche di tutta la pianificazione nel settore ambientale, che è decisivo anche per il sistema dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti. Penso anche alla nuova legge elettorale, che deve essere dentro questo patto di fine legislatura che andrò a proporre.